Allora, fammi vedere se mi desca. Tutto ok. Allora, ragazzi, eccoci. Si sente? Ci siamo? Si sente? Com'è il... Ah, ok, si sente, perfetto. Si sente, il timer è andato via, perfetto, ci siamo. Ottimo. Allora, iniziamo. Iniziamo subito, ragazzi, con... Oggi che ci abbiamo? Gambe, Gambe? gambe e braccia. Porca troia. Gambe e braccia. Comunque, ragazzi, mi vedete un pochetto più snello, un pochino più... Beh, snello no, sulla pancia. Però di sopra sono ingrossato tanto, ecco. Sopra. Petto e braccio, mi ha detto che sono fatto tanto. Bimbo, la misura. 6 centimetri sul petto e 4 sul braccio. Un po'. Cioè, si vede che è più grosso. Cazzo. Vai, Così parti è. con la sigla. Vai, andiamo. Allora. Io, mi tira qua davanti per fuori. Ok. Ok. Perfetto. Va bene. Sì, perfetto. Ieri Ah, fatto 40 minuti. no, non ci ho avuto tempo, zero. Ieri è stato traumatico. Che hai fatto? Quindi sono attaccato alla live, poi sono stato in live, ho fatto 10 ore. Quindi, Madonna. lo so. Che ora si è staccato? 3-4 notte? Sì. C'ho un torneo adesso che devo fare assolutamente. Quello che mi dicevi delle Sì, robe? di League of Legends. Sto in finale, devo andare a Lucca, quindi mi sto allenando. Ciao bambino di merda, grazie. Come stai? Madonna. Ciao, dice Fausto. Rod to Lucca. Ma Lucca e veramente? Milano. Buongiorno Desirix, ciao bella. Cazzo, non ci ho avuto tempo di chiamarla oggi. Zero. Ehi, che amore mio! Oh, io non so l'amore di nessuno. Amore mio mi chiama. Sposa? No, no. Allora. Magliette sudate devi vendere, Matte, infatti, vedi quante te ne richiedono. Allora, facciamo così, quanto paghereste per una maglietta sudata del Matteo HS? No, ma è come vendi il proprio corpo, che schifo. Dai. Ce l'ho 300. una dignità io, ragazzi, dai. Maglietta sudata, tutta pezzata, tutta... Che te frega? No, no. Obiettivo di oggi? Finire l'allenamento. Quello è l'obiettivo di oggi. Ieri non ce l'ho fatta. Ieri. L'altro ieri, l'altro ieri. L'altro ieri, però. Sugli addominali, quando toccava gli addominali. Che c'ho il plank. Plank. Ultimi 10 secondi ho mollato. Mi passeresti per favore lo shaker? Quello viola? Grazie. Poi abbiamo qua. Il grande personal trainer che si è laureato da poco. Si è laureato da quando? 25 settembre, sì. 25 settembre. Si è laureato da poco. 4, no, 5 anni, quanto hai fatto? L'ultime due, magistrale, sì. Ah, ultimi due. 5 anni ha fatto. Madonna, Matteo, qua sotto fa un gallo. lo so, spigne. Non so come fa. Spigne là sotto. Quello è grosso, c'ha un sacco di BTU. Vado, è qua. Ma tra un poco lo spegni. Sì. No, in realtà ho messo automatico, quindi va da solo. No, non lo so quando è, ma è enorme, è grosso. Lì è un po' andare a spingere.
Condizionatore? Madonna. Qua giù pure si sente, eh? Qua pure si sente. Ma sono 19 gradi dentro la palestra. La devo scaldare in qualche modo. A meno che non viene Desirix qui a casa, la scaldo con lei. Vero Desirix? Allora, fa male mentre fai palestra che l'aria calda, io penso che fa più male allenarsi con 10 gradi, 10-11 gradi. 5, Matti. Sì, sì, 30 secondi. Kevin, dimmi tutto. Ma a Mondiciverto che c'è sta la fibra? C'è sta la fibra qua a Mondiciverto? Sì. Non la fibra quella super... Quella diretta a casa? Un giga, no. Però c'è la fibra normale. Eccola là. Quella mista. Arrivo ragazzi. Arrivo. Vai si bimba. Ok. Che è crashato. Madonna, veramente fa caldo qua sotto. Te lo spengo? No. Ok. Andiamo ragazzi. Ci siamo scaldati per bene. Faccio un po' di circonduzione col bastone? Sì. Un po' di circonduzione, un po' di stretching alle gambe. Ok. Io. Si vede? No, ok, mettete qua. Una madonna, se si vede, porca diavolo, chi è? Dio. Dio. Io. Cerca di stare dritto, eh. Piano e respira bene. Beh, rispetto all'anno scorso sto messo meglio. Madonna. Bravo. Danny Lazzarin, e che deve commentare Porello? Basta? Ultime due. Ok. Recupera un attimo, 30 secondi. E ricomincio un altro 4. Come faceva Danny Lazzarin con questo, porca troia, veramente. Oh. Vabbè. Vado con queste? No, aspetta, fattene un'altra delle circonduzioni. C'hai 10 secondi, eh. Madonna, ma te che caldo. Ah, grande Ind Marco, ciao bello. No, ma io sto bene, eh. Ah, pure tu in modo spogli. Però stai messo bene, dai, a livello di corpo. Non mi alleno più. Prima era meglio? 85 kg, mo peso 76 kg. Vai. Madonna. Bravo, respira. Prossimo live allenamento con Desirix. Ma magari. Chi è? Una tipa. Del mondo Giberto? No, ma magari. Del mondo Giberto già. Quanti anni fa mondo Giberto? Già ci avevo fatto i figli, se ci avevo sera del mondo Giberto. Quanti anni fa mondo? Quando ne devo fare ancora? Uno. 4 2 ah,
qua voglio una musica. Buono. La musica? Mo ve la do. Qua. Musica! Allora, l'ultima volta mi ha cianculato qua che... Che cosa? C'era una cosa, eccola qua, questa, devo togliere la traccia vuota. Poi... Da qui... Così va bene? Prova, prova, prova. Si sente. Prova, prova, prova. Ah sì, ma ci sono dei banner pubblicitari pure sulla home page di Twitch? Quello a noi content creator non ci paga niente. Piattaforma loro, fanno come cazzo gli pare. Allora Matti, fai un attimo questo. Ma tu pensa. Vabbè. Vai laterale e da un'altra parte. Uno è ingordo, vabbè. Ma tanto prima o poi tutti quanti si lamenteranno, ci sarà una rivolta. Rivolta no, perché comunque rimane sempre la piattaforma che paga di più, però certe cose un po'... Dove? Che devo fare? Un affondo laterale. Uno. Ma è proprio nella scheda o... No, 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 un po' di stretching. Ah, ok. Vai. Allora, affondi laterali qua. Ma sei sicuro? Ma io non sono buono su questi, eh. Vai, vai, è un po' di stretching, tu devi solo allungare. Vai giù, allunghi. Devi sentire allunga all'interno. Vai. All'interno? Sì. Vai, ti rendi al sedere, ok. Vai a questa altra parte. Esatto, fallo in dinamica, vai. Cerca di stare dritto, con la schiena, vai. E là, porta il sedere più dietro. Vai. Un altro po'. Vai. 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 Perché andare un po' più giù, vai, vai, stabilizzate. Ancora? Altri due. Uno. Vai, due. Vai, fa un po' di flessione. Flessione? Ginocchio, si sì, porti dietro il tallone. Ok, schiena dritta, 20 secondi, poi cambi. Twitch sta a fa schifo veramente. Ultimamente troppe pubblicità. Troppe. Te voglio stop, eh? Ok, dimmi tu. Vale, basta? No. No. Vai. Vai a prendere punte. Ginocchia tese. Ah, da così? Sì. Vai giù. Ma è obbligatorio sta roba? Sì, vai, vai, fai un po' di stretching, ma niente fa. Oh, un po' di mobilità. Oh, Dio. Dio. Vai, eh. Sì. E comunque l'università già da un pezzo che l'aveva finita. Sì, la triennale... Da un anno? 2000, no, triennale 2021. No, ma quando venivi qua già era un pezzo... La triennale l'avevo finita, sì, ce l'hanno netto. Allora, vai, adesso ci facciamo accosciate, quindi squat, 8, liberi ce li facciamo, ok? Liberi, sì. Vai. Squat? Sì. Allora, talloni un po' più stretti, larghezza delle anche. Punte dei piedi essere rotate verso l'esterno, vai. Scendi, esatto. Ok, su.
1, 2, ok, cerca di tenere la schiena un po' più dritta, 3, buona, 4, 5, su, vai. Solo che a me stai scomodi, questi pantaloni. Allora, vado? Vai. 7, vai, 7, ultima, 8. Recupera. Grazie ragazzi. Lo so. Gli squat andavo forte. Io te lo spengo, Matteo. Che? Un condizionatore. No, 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 perché? Mi sto squagliando. Senti troppo caldo? Madonna. Troppo dici? 28 gradi. Ma no, dai, che stai a dire? Quanto fa? È 22, 23. 4 gradi. In meno fallo di 10 minuti. Fallo fa un po' di vetto, dai. Fallo arriva a 28. No? Vai. No, lo so, questo qua bisogna accenderlo. Altri 8. Ho pagato un botto di soldi questo. Uno, cerca di stare con la schiena... Esatto. Attendo, cerca di portare la schiena più in asse. Vai. Giù. Uno. Vai, su, su, su. Vai, scendi. Oh! Cerca di posizionare il baricentro tuo. Ok. Vai. Non gliela faccio. Qui. Non mi serve che mi vai più giù, più sotto della linea, dei 90 gradi. Oh, qui. Vai. Due. Qua? Sì. Vai. Oh. Tre. Quattro. Cinque. Stabilizza la pianta. Le scarpe che non va bene. Levate, mettete sopra il tappeto. Vai. Non fate caso al monchino, eh. Vado? Vai, vai, vai. Ok. Vado. Vai. Cerca di stare più dritto la schiena. Oh, vai, su. Giù. Ultima. Buono. Recupera altri 30 secondi. Ecco perché c'è il culo così bello, ma se non l'hai mai visto. Dove vai, dove vai? Seduto. Questa dopo la fai. In piedi, in piedi, in piedi, in piedi. Adesso? Devi riparti, sì. Madonna, spegni un po' sto condizionatore che mi sa che... Madonna. No, veramente, guarda che fa tanto, eh. Posso aprire la porta delle scale? No, 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 però no, dai. 8. Vuoi aprire la porta delle scale? No, no, dai, muovo dopo la sera, era prima. Vado? Vai. Concentrati, eh. Giù. Su, espira. Inspira, espira. Stabilizza bene il piede. Vai, due. Tre. Schiena. Quattro. Vai. Su, bravissimo. Cinque. Sei. Vai. Sette. Ultima? Lo so, ma aspetta un momento di... 8, recupera. Ce l'abbiamo l'ultima, eh? Sì, sì. Lo so, ragazzi, che c'è uno che freebooda i miei video, lo so, i miei live. Non posso farci nulla. Perché non c'è, tipo... Copyright content di... C'è, ma purtroppo YouTube vuole le prove video. È una rottura dei coglioni. Dovrei andare a riprendere i video, cercarli, poi mandargli il content ID, è una rottura delle palle. Vai, ultima. È l'unica, come ha detto il network, se gli vuoi proprio far causa. Vai. Ma posso fargli causa? Parti, parti, avanti. Schiena. Bravo, due. Stabilizza
Stabilizzati, Ispira quando scendi, la respirazione ti aiuta moltissimo, vai. Su, 3, 4, 5, stabilizzati. 6, 7, vai. 8, ancora. Ancora. Oh. Stabilizzati. Basta, basta. L'ultima. E non gliela faccio, dai. Ultima! E non gliela faccio, basta. Mi fa male. Allora. Leg extension, così la proviamo. Come l'ha modificata Babbo Kessi. Madonna. Madre. Allora, sì. 25 basta, dici troppi? Secondo me troppi, Aspetta. Metti 20. Quante ne devo fare? Quante botte? 10. 10 botte? Sì. 10 botte. Tira su questo. Vai. Dimmi tu quando. Vai. Oh. Stavo dicendo, ma gli posso far causa a quello? La respirazione, vai. Ci arriva meglio? Beh, sì. Di quando ti ho alzato? Non lo so. Scendi piano, vai. 2. Ma così si vedono i piedi però. E che problema c'è? 3. 4. E non voglio che la gente si fa le seghe sui piedi miei però. 5. Va bene? Sì. 6. 7. 8. 9, 10, restami così, restami su. Sì, sto su. Te lo dico io quando scendi, Scendi pianissimissimissimissimo. Ma sicuro che questo è agganciato dietro? Sì. Ah, non era agganciato dietro. Ecco perché quando tiravo su, tirava su, quando tiravo su i piedi. Ah, devi venire avanti? Sì, perché non stava indietro. Buono. Un minuto di recupero, Lo so, Sainz, ma che devo fare? Ci posso mettere in mezzo l'avvocato? Per togliergli quanto, scusami. È civile, non è penale. Devo trovare il giudice giusto, come dice mio padre. Il giudice giusto. Bisogna fargli causa con l'avvocato, spende una marea di soldi. Minimo per una causa ti parte 50-60 mila euro. E se è nulla tenente? Se è un bamboccio? Ma chi te lo fa? Appunto, chi me lo fa? Pronto? 5 secondi, metti bene i piedi, intanto parti. La mia dignità è come quelli che pubblicavano la faccia mia sulle storie Instagram, chi si ricorda? Sui Reels. Vai. Facevano 30 secondi di cose con la faccia mia che pubblicizzavano i giochi d'azzardo. Schiena dritta. Vai. Che gli fai a quelli? Non gli puoi fare niente. 1. Piano quando scendi. 2. Peso con me, Giusto. Ok. Vai. 3. L'ultima te lo aumento. No. L'ultima. Vai. 4. 5, piano, vai, 6, 7, piano, 8, 9, l'ultima mi resta in isometria su, 5 secondi, vai, 1, 2, 3, 4, scendi pianissimo, buono, recupera. Ragazzi, perché niente? Perché, allora, per fare una causa, sapete come funziona? Quando tu accusi una persona di aver fatto qualcosa, devi essere sicuro 100% che quella persona abbia commesso un reato. Prima cosa. Perché altrimenti c'è il rischio della controquerela, che è molto più grave. Poi, devi andare per chiedergli un risarcimento economico, devi... Allora, se vuoi fargli una cosa penale, le multe quando ti vorrà dare 500-600 euro, 1000 euro, il giudice te dà,
non ne vale la pena. Però dopo puoi prendere la causa quella lì penale, se il giudice l'accetta, e vai nel civile. Nel civile, ragazzi, lasciate perdere. Che danno mi ha portato? Che danno mi ha portato poi? Che Vai, Matte. è un danno quantificabile? Dai, eh. Su. Uno. Vai. Due. Meglio, che sta più rialzata. Tre. Quattro, se faceva uno di 2 centimetri in più. Cinque. Sei. 7, 8, 9, resta, 1, 2, resta su, 3, 4, scendi pianissimo, recupera. Quanto fa di palestra? Di solito faccio un'ora e mezza, un'oretta e mezza a Matteo Gis. Ma che non l'ho fatto? Che non l'ho fatto, Fabio? L'avvocato mi ha detto tutto puoi querelare, tutto è denunciabile. Tutto è denunciabile, però dopo bisogna vedere se c'è stata dall'altra parte. Se c'è dall'altra parte un giudice che ti accetta la roba. Che poi, ripeto, questi qua, sai che facevano? Facevano gli account, poi li disattivavano, ne faceva un altro e pagava tipo 10 euro account, faceva tipo 20 account da 10 euro su Instagram. Faceva le sponsorizzate da 10 euro, no? Con tutte carte diverse, carte rubate dalla Russia, non so capito dove. Vai, Matte. Come? Vado, vado. Con la faccia mia sopra e il gioco sotto d'azzardo. Ma che in realtà io non stavo giocando a quel gioco. Con scritto vai, vai Zeus, vai! E poi sotto il gioco che era quello che volevano loro. Vai. Adesso mi riesce di mente, eh? Quando non riesci più stacchi. Sì. Vai. Anzi, me ne fai 8. 2. Vai. 3. 4. Piano. Vai. 5. Vai. 6. 7. 8. Aspetta. Scendi. Aspetta, abbasso leggermente il peso e mi arrivi, vai, mi arrivi a cedimento. Vai, uno. No, cedimento no, ti prego. Vai, due. Perché cedimento? Tre. Quattro. Ah, ne faccio più. No, ne Cinque, faccio più dai, basta. dai, dai, almeno altri 2 colpi, dai, non mi puoi arrivare a cedimento a quattro. Cinque. Sei. Sette. Tu mi vuoi vedere sulla sedia a rotelle domani? 8. Basta veramente, no, non ne faccio più. Cedimento, Matti. Non gliela faccio, non gliela faccio. Che te devo dire? Buona, recupera. Brucia. Mi fa male. Sì. Suda più che altro il muscolo. E fa male. Hai ceduto prima di iniziare. Comunque dicevamo ragazzi, niente, praticamente ci sta questo ragazzo che prende l'immagine mia, sponsorizza giochi d'azzardo senza il mio consenso. E sponsorizzare il gioco d'azzardo non è illegale, è semplicemente c'è solo la multa, salatissima, ma c'è la multa. E però la cosa non è quello il problema, quindi il problema non è nemmeno mio. Io posso denunciarlo questo per reato
rubo di, cioè che mi ha rubato l'identità, che ne so, furto d'immagine, Immagine. diritto d'immagine, ma è civile. Posso stargli a fare una causa civile che non si sa quanto dura? Non c'ho i soldi per farla. Cioè, non si sa dove sta questo ragazzo. Magari sta in Sicilia e devo partire e andare in Sicilia a fargli causa. Ma sapete quanto costa una trasferta? Per una trasferta per l'avvocato, devo nominare un avvocato di giù, ma è un casino della Madonna, eh. Lasciate perdere. Truffa di che? Vieni, Matt. Mica ha truffato me. Truffa i fan, mica ha truffato me. Copyright, non ci pigli in cazzo. Mettete pure qua. Copyright, devo trovare la live dove ho detto quella frase. Girate. Che roba devo fare? Affondi dietro. No, ti Split. prego. Guarda. Uno. Due. Abbassa un po' la telecamera. Te la metto davanti? Non gliela faccio a fare affondi io purtroppo. Oggi proviamo, se non ce la facciamo, oggi facciamo gli stacchi rumeni. Va bene? Vai un po' più giù. Due, ok. Non gliela faccio. Ti dà fastidio? Eh sì, Che sul ti fa male? Il piede. È sul piede? piede, sì. Allora Come faccio? fermate, fate gli stacchi rumeni. Quello a gambe semitese, scendo giù, semipiegate, scusa. Vai. Ti metto davanti? Allora, cerca di stabilizzarti meglio. Scendi lentamente. Vai, porta giù. Vai, vai. Tieni lì vicini. Piega un pochetto il ginocchio, non troppo, e vieni su. Ok, devi sentirti tirare dal medio al ginocchio. Vai. Su. Ne fai, diciamo, 10, eh. Piano, quando scendi. Scendi un po' più piano, controllato. Qua. Ci vuole più peso Scendo. perché. Tre. Quattro. Non mi serve che arrivi proprio giù, ok? Concentrati più sulla flessione del ginocchio. Non deve essere oltre un tot. Esatto, stop, vengo su. Ok. Piano, respira. Butta fuori quando sali. Sei. Piano. Su. 7, vai, vai, 8, butta fuori, bravo, 9, 10, recupera. Ok. Via. Quindi l'affondi dopo lì c'è stata cancellarli, poi te la modifico. In palestra sto, ragazzi. Mi piace? Ti puoi pure rimettere le scarpe se vuoi, eh. Sì. No, no, vabbè, guarda. Scalzo meglio. Allora, sto andando alla palestra KS, ragazzi. Mi piace la palestra mia? Spero di sì. È una palestra un po' homemade. Appena trovo i soldi, mo vediamo, anno nuovo. Vorrei spennellare il muro qui, vorrei fare una scritta lì, vorrei mettere una scritta lì. Poi dietro vorrei fare tutto viola, tipo. Ma te lo fai fa? Eh? Che lo fai fa? Che Perché è più bella, no? te ne frega? Meglio che paghi il bilanciere con i dischi. Esatto, quindi ho detto appena trovo i soldi, ho No, altre dico però, priorità. invece di fare la spennellata, vai. In primis devo trovare i soldi per pagare l'affitto. Quello mi tira su un botto di soldi. La metà mi danno. Ti rendi conto? La metà. Ah, beh, già Se prima con tanto. 1400 sub facevo tot, adesso con 1400 faccio la metà, come se ne avessi 700 di sub. Pie Ai pesi però. pesi. Vai, concentrati. Ho speso tutto perché comunque guadagnavo, non potevo prevedere tutto questo calo, non dico di numeri, ma ripeto, dei sub da parte di Twitch. La metà ci paga a noi content creator. Non potevo prevederlo. Dovevo prevederlo, sì, ma non potevo. Allora vado. Sì. Ok, parti sempre col ginocchio flesso, vai, su, uno, fletti, vai, scendi,
Esatto, due, su, butta fuori. Bravo, vai. Piano. Tre. Vai, stabilizzati. C'è Senti, un tira video, dietro. sì. C'è Quattro. un video di iBob che spiega tutto. Su. Ai, basta che scrivi, Cinque. iBob su YouTube. Vai, sei. Su, sette. Butta fuori, bravo, vai. Su, nove. Vai, ultima. Buono, dieci, bravo. Recupera. Pieno Ci sono piattaforme, ragazzi, che bottiglietto d'acqua, Matt. voi non sapete. Solo YouTube paga bene. Perché le altre pubblicità, tipo le altre piattaforme, tipo Instagram, tipo cazzo ne so, Instagram, TikTok, già TikTok un po' paga, ma non credo TikTok è andato da tipo 2 centesimi ogni 10.000 visualizzazioni? Sì, ma 2 centesimi ogni 10.000 visualizzazioni. Tu non sai quanto TikTok ci guadagna, non c'è scritto sul contratto. Non c'è una percentuale come su Twitch, capito? Che ti dice gli introiti. Comunque se fai 3 video al giorno e circa 1 milione, a fine mese ti riporti 20.000 euro quasi su TikTok. Il problema, ragazzi, è che Twitch, per aprire la piattaforma, per sponsorizzarla, ha fatto una sorta di collaborazione con Amazon, Mai, però Twitch deve pagare ogni mese il Prime ad Amazon ed è insostenibile. L'unico modo dove ci guadagna Twitch è le pubblicità e l'abbonamento di Tier 1 e Twitch Turbo. Vai, parti. Ultime 10. Sì. Vai. 20 centesimi in meno. Io prima prendevo non, più di 3 euro prendevo ogni sub, adesso meno di 2. Allora vado. Sì. Su, uno, butta fuori, vai. Cerca di guardare dritto, YouTube due. al momento guadagno come su Twitch, uguale. Quindi YouTube Tre, rappresenta. stabilizzati, non dondola. Il problema di YouTube è che ho delle spese, ovvero il grafico. Tre. Sì, sono di fermo, Tomix. Quattro. 5 6 7 Grazie, porco Dio! vai 8 9 stabilizzate boom 10. Metti pure a terra, metti a terra, Matti, tanto ti devo alzare la panca. Sì. Allora, sei troppo simpatico quando bestemmi. Allora, 20 centesimi in meno su 1400, sono 700 euro in meno. No, non hai capito. Non hai capito. Allora, tanto in meno. Però non me lamento di quello, ragazzi. Cioè, alla fine. Cioè io sono contento così ragazzi, a me non mi serve nient'altro. Devo essere sincero. Twitch nel 2025 fallirà? No, secondo me non fallisce. Travolgerà. No, no, non fallisce secondo me. Troveranno un modo per pagare meno gli streamer, secondo me, ecco. Però non falliranno mai, impossibile. Troveranno un modo per pagarci di meno e per Adesso, guadagnarci di più. lento avanti, gomiti avanti, manubri altezza spalle, porto sopra la testa. Il Sì. gomito non resta aperto, È così. l'Arnold Press, come si chiama? No, no, l'arnold press è quello che fa il movimento. Vado. A chiude. Qui, spingi sopra,
Vieni leggermente dietro, ok. Torna giù. Esatto, su. Uno, butta fuori. Due, leggeri? No. Vai. Tre. Quattro. Piano, eh? Sì, sì. Cinque, fastidio la spalla? No. Ok. Sei. Stabilizzate. Vai. Sette, ottimo. 8 buono. 8 sole? Sì, 4-8. Quando guadagni netto al mese? Ormai non lo dico più perché dopo la gente non ci crede. Non lo dico più. Tutti che si lamentano, ma si dimenticano che la gente lavora 10 ore al giorno per 1200 euro al mese o anche meno. Beh, la gente come te si dimentica che 10 ore al giorno, tutti i giorni, è sfruttamento di persona. 10 ore al giorno non esiste che uno guadagna 1200 al mese. Non è una situazione normale. Se poi a te piace farti schiavizzare come quelli che vanno... Veramente, guarda, non mi fa parlare che è meglio. Dopo mi bannano per razzismo. Però non è una cosa normale, ripeto. Poi... 1200 in busta paga, uno non lo sa che significa 1200 in busta paga, perché dopo c'è tredicesima, quattordicesima, ferie pagate, malattie pagate, contributi, vai, c'è Matti. Tutto. Senti, io invece, essendo che ho una partita IVA, essendo un imprenditore, per guadagnare 1200 pulite, ne dovrei fare almeno 4-5 mila di utile, ci vuole, per mettermi a paro con... Se tu vuoi fare un paragone con quello, con un lavoro dipendente. Quindi, se tu mi vieni a dire una cosa del genere, risulti solo un ignorante di merda. Quindi, per favore, stai zitto. Bravo, concentra la tua rabbia ora nelle alzate bestie. Sì. Vai! Dopo da me 2 kg perché mi pare leggeri. Vai! 1, respirazione. Su, butta fuori. 2, 3. 4, stabilizzate, butta fuori. 5, 6, 7, 8. Che poi io non sto dicendo niente, sto dicendo semplicemente, non mi sto lamentando dei guadagni, sto semplicemente dicendo che prima di affrontare una spesa di pitturare i muri e tutto, e spende 1000 euro per fare le pitture, oppure per comprare gli attrezzi di 600 euro d'attrezzi, ci penso su 2 volte, perché gli introiti sono scesi, non mi sto lamentando dei guadagni, capito? Ho solo detto che la gente prende 1200 euro al mese, ma a me che cazzo me ne frega se la gente prende 1200 euro al mese? Io sto facendo, sei un ignorante, perché io con gli ignoranti non ci parlo. Non ci parlo io con gli ignoranti, mi dispiace. Non ci parlo. Ma abbi rispetto per la gente che lavora a fare lavori umili, miracolato. Ma... Guarda, veramente, guarda, meglio che non gli rispondo, che guarda, mi sta a far girare proprio di coglioni, mi sta a far girare. Sti bambini, porca puttana, guarda. Ti gira i coglioni? Guarda, che, sì, perché dopo mi sta a dire che non sono umile, devo avere rispetto per la gente e quant'altro, porca di quella madonna. Dai, ci facciamo il wall sit? Isometriamo ora se ti gira i coglioni? Vai. Ma poi chi cazzo sei che vieni in chat a scrivermi queste cose? Che mi rappresenti? Dai, che è lungo il recupero. Su. Rompere i coglioni. Uno. Due. Tre. Quattro, piano. Su. Cinque. Sei. Bravo. Sette. Buona. Otto, recupera. Che poi io con un fatturato di 5.000 euro ti sembra che io guadagno 5.000 euro?
Ti sembra che io guadagno 5.000 euro? Anche ne facessi 6.000 di fatturato. Ti pare che guadagno 6.000 euro? Leva le spese, leva uno stipendio che pago il mio grafico. Leva le spese dell'affitto, che non è un affitto di casa questo, dello studio. Leva l'affitto dello studio, leva le bollette dello studio, con contratti aziendali e tutto per quanto riguarda l'Enel, luce, gas e tutto. E poi dopo mi viene a dire, ah, ok, il guadagno allora non è quello. Fattore di coglioni. Ti aumento un po' di chili. Sì, sì. Se dovete girare i coglioni ti metto 14 chili. Non sto dicendo nulla per chi guadagna, fa lavori umili e guadagna 1.200 euro al mese. Sto dicendo semplicemente che io, se devo spendere 1.000 euro per le pitture, se devo spendere 600 euro per fare una cosa, o devo fare un viaggio IRL per fare una live IRL, devo spendere 1.000 euro, ci penso su due volte prima di fare un viaggio IRL, ok? Anche se mi piacerebbe tanto. Anche se mi piacerebbe tanto farli, ok? Esatto, per una partita IVA 5.000 euro al mese è una miseria con un dipendente a carico. Dai, su, ma di che cazzo stiamo a parlare, raga? Stiamo a parlare con gente che è veramente frustrata, che ancora pensa... Vai, che vai, 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 su, 8 colpi. 1. 2, butta fuori. 3. 4, ottimo. 5. 6. 7 e 8. Buona. Il doppio, dell'inizio. Sì, sì, lo so, ma io posso pure aumentare. Calma, mo siamo finito. Vieni. Vabbè. Matte, spostate qua. Ripeto, ragazzi, io quando si parla dei soldi del lavoro mi dispiace per tutti quei poveretti che veramente stanno a fare la miseria. Conosco il padre di un amico mio, lavora 12 ore al giorno per 1.000 euro al mese. Mi dispiace per lui, che all'età di 45 anni uno deve lavorare per 1.000 euro al mese, 12 ore al giorno, per cercare di fare qualcosa per la famiglia. Mi dispiace, però che cazzo gli posso fare io? Cioè, io non è che posso... Io so di essere miracolato e fortunato, però... Essendo appunto perché sono miracolato e fortunato, devo stare attento con le spese. Ok. Quindi basta. Che devo fare? Panca scotta. Sì. Ah, panca scotta. Questa è tanto che non la faccio più. Vedi un po' di... Più giù? Sei comodo più giù? Sì. Leggero? No. Vai. È forse un pochetto più su, il sellino? Quello ti dicevo. Questo qua deve stare un po'. Vai. Meglio, eh? Sì. Vai. Uno. Mi pare leggero, dopo andiamo. Due. Leggero, Lucazzo. Tre. Respira. Mi fa 8, eh? 4. Madonna, quando sono piccolo. Oddio. Vai. Devi cliccare su webcam. 5, non defermare. Oddio. Su webcam, lì, fonti, sotto. Una volta devi cliccare lì su webcam, sotto. E okay. Fa disattiva e attiva, lì sopra. Fatta? Brucia, Dio. Quando le devo fare? Buono, 8, di fatto. Porca. Recupera. Questi li sento. Recupera, buona. Perché io sono così debole sui bicipiti? Ma ti ho aumentati pure? Sì, sono aumentati, sì. Perché io sono così? Ma anche quando ce l'avevo belli definiti, grossi, più di 12 kg non facevo io. Devi allenare più la forza allora. Resistenza e forza. Aumenti il numero di ripetizioni. Sì, ma 12 kg, c'avevo certe braccia che faceva paura, tutti mi prendeva per il culo, diceva 12 kg, ma metti 20, 35. C'è da vedere come li facevi dopo con 20-35. No, non ce la facevo proprio a tirare su, non c'avevo la forza. Oddio, però il muscolo cresceva comunque, capito? Perché sta cosa? Perché il bicipite è più debole? Più forza ti manca. Non per forza, cioè, nel senso, se tu fai 12 kg,
cioè basse ripetizioni, quindi 8, 6, 8 ripetizioni, alleni più l'ipertrofia. Tu devi allenare anche la forza, quindi aumenti magari le ripetizioni. Ma vedevo vai, quelli che faceva il doppio dei pesi miei, che c'aveva il braccio come il vai. Mio. Me devo fare più seghe? Anche, non è male, vai. Non è male come idea. Invece di farmele fare, me ne dovrei iniziare uno. A fare. Su, due, tre, quattro, cinque, sei. Quante ce n'ho? Altre due, sette, otto, buona, recupera. Perché perdi testosterone, che ti serve per avere... Ah, esatto, tu dici che se mi faccio le seghe perdo testosterone? È una teoria questa? No, allora, da quello che so io, se uno scopa, se uno fa sesso con la ragazza, il testosterone lo perde, ma le seghe no, dai. Il macchinario che usi quanto costa? 8.000? 10.000? Se uno si fa su masturba, la masturbazione leva il testosterone? No. Il sesso? Cambia. Farai più fatica. Ma il macchinario quanto hai pagato? Il macchinario? 8-10.000? No, 6.000, 6-7.000 mi pare. Sei 7.000, ma è stata una spesa del cazzo. Vai. Ripeto, l'ho fatta in un momento in cui non dovevo spenderli. Vai, Matt. Uno. Due. Tre. Quattro. 5 6 Non gliela faccio più. Dai, dai, dai. Vengo là con schiaffi, 7 Brucia. Brucia è meglio. 8 Buona, recupera. Ultima. Porco diavolo, se brucia, Dio. Sisto quello di TikTok che sta lì. Tu gli fa una palletta piccoletta. Ah sì? No, non l'ho visto. Cazzo se brucia. Teo, pensa a Desirix. No, no. Allora. Ma come mai ha fatto 24 ore di solito, non stacca all'una... Eh? Ragazzi, io sto in live dall'una e 15. Già da 1:15, scusa. Certo che ti si abbassa il testosterone, ma poi si riprende. L'importante è che non ti masturbi prima di allenarti. È una madonna. Cazzo, non lo trovo. Vai. L'ex mia voleva sempre scopare la notte. Vai! Prima che andò a dormire, io c'ho il sonno. Porella. Sarà per quello che mi ha messo le corna? Boh. Uno, butta fuori. Due. Ma non fai più 1200 specta? Vai, 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 vai. Fregatene. E che cambia, tre. Scusami. Vai, Mi devi dare una mano, non gliela faccio più, sono arrivato a cottura, non gliela faccio più. Vai. 4 5 Dammi una mano a tira su, vai, non gliela faccio, vai, veramente, vai, veramente, vai, non gliela vai, faccio. Vai. Non gliela faccio veramente. 6 Basta, non gliela faccio. Dai, altre no, due, no, no, ti aiuto no, io, altre due. Basta. No, no, altre due, Matteo. No, veramente, non gliela faccio più, veramente, non gliela faccio più, mi tira troppo. Ma dopo devi fare anche i bigipiti, dai, altre due. Non gliela faccio, veramente, non gliela faccio, basta, mi fa male, oh, che te devo dire, mi fa male. Non gliela faccio. Non c'ho più forza. Non c'ho più forza, è inutile che vengo su, che tira
E non gliela faccio a fine la serie. Ma ti aiutavo io? A metà. Ti aiutavo io? Era a metà, era. Non gliela... Che c'entra a metà? Che cambia? Ma dopo ti aiutavo io. E che sì, cambia? Io se mi aiuti tu lo faccio da solo, che cambia? È come se ti abbassassi un po' i chili. Tu la completi tu, ma io ti aiuto. Non è che te li tiro su io. Li tiri sempre vabbè, su tu. Vabbè, che cambia? Che completi la serie. Comunque se il muscolo lavora. Vabbè, mo recupera comunque. A te però a letto la forza ce l'hai. Desirix, basta di ste cazzate, perché dopo la gente, dopo fantastica su noi due, che magari stiamo insieme qua di là, abbiamo fatto sesso. Però queste cose me lo devi dire di persona, perché è inutile che vieni in chat e mi fai la gatta morta in chat e poi dal vivo. Se me lo dicevi dal vivo queste cose magari andava diversamente. Dicevi, scusa? Vai, vieni qua. Dai, scherzo, dai, Desirix, dai. Vieni. BGB di martello. Sì. Isometria 2 secondi. Desirix. Sì, io te piglio. Te smonto. Allora, do. Io andiamo. Com'è? A martello? Ok. 2 secondi isometria. Sì. Vai. Un po' più avanti il gomito. Ok, non troppo. 1, 2, giù, facciamo 10, eh? Sì. Vai, respira. 1, 2. Giù, 3. Comunque, grazie mille, idroscimmia. Ciao bello, 3 Vai. mesi. Gli sono detto dovevi andare dietro l'Aushan. Giù. Vai. Quando sono incazzato per l'Audi. Tira un po' più su, eh? Ah, più su? Ok. Vai. 4. Giù, 5. Cerca di stare fermo col busto. Altre 5. Giù, 6. Vai. Giù, 7. Vai. Indurisci. 8. 9. Bravo, contrai. 10, recupera. Ma il problema... 2 kg, eh? 4, ok. Ma il problema, sai qual è? È che non mangio carboidrati, zero. Te manca. Vabbè, sono 3 giorni che ho iniziato a fare precisa, però ammetto che la notte mi viene fame. Non tanta, però c'ho fame. E che te mangi quando ti hai fame? Niente. Acqua bevo. Vai Matte. Non c'ho più la palletta, vedi, quando tiravo su qua si vedeva proprio. Vai, se mi hai retta e continui. Non c'ho più un cazzo. 10 anni che ho smesso, non si vede più niente. Vai, contrai bene. 1, 2, giù. 1, 2, giù. Poi Confinator, grazie mille. Shum! Vai. Giù. Cerca di stare stabilizzato, non muovi il manubrio, vai. Giù. Altri 5, eh. Giù. Vai. Quante ce n'ho ancora? Giù, 7, altre 3. Vai. 1. 2. 3, buona, recupera. Porco diavolo. Sion! Becca di sto genio.
Comunque, ragazzi, per gli abbonati stanno per arrivare delle novità assolute, ovvero sto per mettere dei sound, come si chiama? Soundboard con i comandi vocali in chat. Quindi comandi, punto esclamativo buono, punto esclamativo solo per gli abbonati però. Poi ovviamente ci stanno i sound alert che voglio utilizzare per mettere solo le robe quelle pesanti, per esempio, cazzo ne so, le musiche, quelle proprio rape. Vai, parti, l'ultima. Non entra, come no? L'ultima. Madonna. Uno, giù, vai. Contrai sto bicipite, giù, due, giù, tre. Sì, no, c'ho quelli vecchi, più c'ho altri nuovi. Giù, quattro. Giù, cinque. Non ti sta... ok, vai. Bravo. Oh, isometria, vai. Sette. 8. Vai. 9. Buona. 10. Qua. Ma se può mettere sul rubisello? Faccio le pressioni con il rubisello, no? Funziona? Non lo so, proge. Ma te che hai studiato? Live. Ma te che hai studiato, funziona? Provi. L'unico modo per aumentare la resistenza. Al pisello? Ma quello è un muscolo o è una membrana che si gonfia col sangue? Muscolo. Una membrana che si gonfia. Sembra un muscolo. Muscoli si gonfiano col sangue. E va allenato però. Non può essere allenato quello? No. Non c'è nessun tipo di allenamento che si può fare. Per ingrossarlo. Dips. Scusa, crescono i bicipiti, crescono il petto e non cresce quello. Non c'è modo. Non c'è modo. Grazie mille, 1x Cedi, 5 mesi di sub. Ciao bella, grazie. Vai Matti. Che devo fare? Dips. Oddio. Dips. Più che dips, vai. Così? Bravo, sì, respira però, eh. Quando ce l'ho? Quello che riesce a fa. Che mi fa male. Braccio, qua stanco. Buona. Ancora? Ne è rimasta un'altra. Poi addome. L'addome te lo fai io sbato. Ok. Comunque qual è l'addome? L'addome c'hai oggi Tabata, crunch e reverse. Ok? Ok, solito. Recupera ancora 20 secondi, eh. Chiedigli se a letto perde grasso. Chi? No, a letto si perde grasso, però dipende come scopi. Vai. Allora. Vai. Uno. Due. 3, 4, fletti un po' meglio, 5, verso l'interno, ok, 6, 7, arriviamo a 10, 8, 9, arriviamo a 12. Non ne faccio. Buona. Addio. Ti metto Tabata timer? Alexa, metti... Che gli dici di solito? Per Tabata? No, sull'app. Ah, lì. La metti? Sull'app, sì. Tappeto per terra, mi serve. C'è un po'. Allora. Tabata. Era fino alle 7:30, no? Sì. Precisi. Vedi un po' se si vede, Matteo. Non so se la messa è giusta. Quando era qua? Così, no? Sì.
8, 30, 20 secondi. Vai un attimo sotto. 20, 10, sì. Esatto. Ok. Vai, già di vado. Guarda che già sta. Ci sta Michela, hai visto? Ciao Michela! Dura, eh? Madonna. No, no, gli addominali alleno. Altro che nuca. Enrico? Enrico, Michela mi parla sempre di te. Porca troia. Non so che cazzo gli hai fatto. È proprio incantato. Ma fissato proprio con te, è proprio. Ok, ancora. Oh! Madonna! Basta. Vaffanculo. Vabbè, ci vediamo venerdì, ti va bene? Allora, Sì, comodo? sì. Dalle 4 e un Quando quarto vuoi? inizio, ok? Sì, va bene, Va va bene. bene. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Oh. Grazie mille, allora. Di che? Ci vediamo venerdì. Ciao Daniele, il microfono me l'hai lasciato, sì. Sì, l'ho messo là. Perfetto.